Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi voglio vedere insieme a voi un nuovo modo di riciclare le fibre scartate dal nostro estrattore, in particolare nel caso in cui la prevalenza di fibre sia fibre di verdura o comunque, appunto, come sappiamo, di frutta con un sapore non particolarmente dolce, ecco, insomma. Nel complesso questo mix abbia un sapore che possa essere inserito all'interno di una ricetta salata. Quello che andremo a vedere sarà qualcosa di fritto, ve lo dico già, così preparatevi. Mi raccomando, olio di semi e una bella padella per friggere. Abbiamo già visto la ricetta degli spring rolls dolci, se vi ricordate. Oggi voglio vedere insieme a voi una ricetta per degli spring rolls, ovvero involtini primavera, che ho chiamato spring rolls del riciclo speziato. Allora, i nostri ingredienti saranno, come al solito, principalmente il mix di fibre scartate dall'estrattore. In particolare io utilizzerò circa 350 grammi di scarto. Come vedete, la tonalità dà sempre sull'arancione per la prevalenza dello scarto di carota. Questo ci permette una versatilità degli scarti incredibile, perché la carota possiamo tranquillamente impiegarla, come abbiamo già detto mille volte, sia in ricette dolci che in ricette salate. In particolare all'interno di questo mix io ho anche zucchine, qualche susina, del limone, un tocco probabilmente di zenzero e mele. Quindi insomma il sapore nel complesso si inserisce tranquillamente all'interno di questa ricetta che andremo comunque a speziare particolarmente. Poi utilizzeremo cipolla in abbondanza. Ovviamente negli spring rolls non può mancare la cipolla. Io qua ho preparato sia cipolla rossa di Tropea che un po' di cipolla dorata, così per mischiare, ma ovviamente potete utilizzare solo cipolla bianca o solo cipolla di Tropea. Purtroppo, al momento in cui sto parlando con voi, la stagione della cipolla di Tropea sta terminando, perlomeno qui nella mia zona. Di conseguenza, spremo fino all'ultimo, ma ora devo rassegnarmi ad inserire nelle ricette la cipolla dorata e rinunciare alla mia amata cipolla di Tropea. Poi utilizzerò delle lenticchie. Allora, io le ho già preparate, nel senso che me le sono fatte in casa. Ovviamente, per praticità e velocità, se volete usare delle lenticchie già pronte, potete farlo. Suggerisco, eventualmente, nel caso in cui si utilizzino legumi o comunque qualcosa già pronto, di andare sul barattolo in vetro, confezione in vetro, piuttosto che latta o PVC, insomma. L'ideale, se proprio dobbiamo scegliere qualcosa di conservato, è andare sul vetro. Io avevo la possibilità, avevo il tempo, quindi me le sono fatte in casa. Comunque, insomma, per preparare le lenticchie, una mezz'ora tenendosi larghi, ecco, quindi non è poi così impegnativo. Ne ho preparate circa 50 grammi. Le fate semplicemente lessare in acqua, devono essere sempre coperte durante la cottura dall'acqua. Io poi aggiungo magari qualche fogliolina di salvia e in particolare quello che aggiungo e che quindi se le fate in casa fatelo anche voi perché così possiamo inserirlo poi nella ricetta. Ogni volta che cuocete legumi, quindi anche nel caso delle lenticchie, mettete un pezzettino di alga kombu nell'acqua proprio in cui cuociono. L'alga kombu aiuta poi ad evitare quell'effetto collaterale sgradevole del legume che crea aria gonfiore addominale. Quindi basta un pezzettino, viene venduta essiccata, sono dei bastoncini praticamente. Ne prendete un pezzettino di circa 3 cm di lunghezza, lo tagliate e lo mettete a cuocere insieme alla lenticchia o al fagioli o ai ceci per tutto il tempo della cottura. Quindi io inserirò poi all'interno degli spring rolls anche appunto la mia alga kombu che ho già fatto a pezzettini.
semplicemente tagliata a striscioline. Ovviamente quando la mettete, mettetela pure intera, anche perché è essiccata, quindi mettete il pezzettino intero nel tegamino insieme alle lenticchie e lasciate cuocere, si ammorbidirà ovviamente da sola. Poi utilizzerò anche una punta di patè di olive. Ecco qui, io uso il patè di olive taggiasche perché ne sono innamorata e eventualmente usate un altro tipo di patè di olive, ecco, se non avete a disposizione quello di olive taggiasche, però ovvio che il sapore è inarrivabile. Poi quello che ci servirà sarà ovviamente del peperoncino, neanche da dire, della salsa tamari. Per andare a salare utilizzeremo appunto la salsa tamari, che insomma in voltini primavera dobbiamo stare per forza sulla soia. E ci servirà anche dell'olio di oliva extravergine, ovviamente. Come vi dicevo, tenetevi anche già pronta una padella con dell'olio di semi, in modo tale da poter poi friggere i nostri involtini una volta pronti. Allora, io direi che non ci manca nulla, vi ho elencato quelli che sono gli ingredienti che andremo a utilizzare. Spostiamoci al banco così iniziamo proprio la preparazione. Ok, ci spostiamo. Allora, adesso come vi dicevo siamo pronti per iniziare la vera e propria preparazione. Io ho già iniziato a far rosolare un pochino la nostra cipolla. Io insieme all'olio extravergine di oliva metto sempre nel soffritto anche un pochino d'acqua. Questo perché ci aiuta ad alleggerire un po' il soffritto. Sì che oggi friggiamo e quindi non è insomma una delle ricette più salutari che abbiamo visto, però se possiamo limitare un pochino i danni, diciamo, facciamolo, perché no, ecco. Allora, la cipolla è a posto, direi che è pronta, possiamo aggiungere quindi le nostre fibre, 350 grammi circa, come vi dicevo. Credo di non avervi detto tra gli ingredienti che utilizzeremo un qualcosa di indispensabile, ovvero il pancake per gli involtini, cioè il supporto, il foglio che dovremo utilizzare per essere farcito e poi essere fritto. È lo stesso pancake, lo stesso involucro che avevamo visto nella ricetta degli spring rolls dolci. Comunque, vi ripeto, per chi non avesse visto quella videoricetta, si tratta di un prodotto che trovate anche già pronto, già confezionato, anche nelle grandi catene di distribuzione, ma anche altrimenti nei piccoli negozietti etnici, o nei negozi di alimentazione biologica. Guardate bene gli ingredienti, quelli che utilizzo io sono fatti esclusivamente a base di farina di riso, amido di farina di tapioca, sale e acqua, non c'è nient'altro. Sono venduti in queste buste dove ce ne sono più o meno 10-15 e l'unica cosa che dovrete fare per utilizzarli è ammollarli nell'acqua calda, ma proprio 10-15 secondi a bagno, in modo tale che si ammorbidiscano e ci permettano poi appunto di essere ripiegati su loro stessi dopo essere stati farciti. Quindi ecco, questa cosa ovviamente ecco, questo è un elemento abbastanza fondamentale della ricetta. Quindi se non l'avete in casa, ora fermate tutto. Correte al supermercato e poi riprendete. Allora, facciamo insaporire bene a fiamma anche viva le nostre fibre insieme alla cipolla. Eventualmente possiamo bagnare poi aggiungendo un pochino d'acqua calda, eh? Andiamo ad aggiungere le lenticchie, le
Io, come vi dicevo, le cuocio anche con, non dall'inizio, le aggiungo verso metà cottura, però metto anche qualche fogliolina di salvia che poi lascio, quindi anche se va a finire nel ripieno non mi infastidisce, anzi. Rigiriamo bene, sempre mi raccomando, per omogeneizzare bene quello che sarà il nostro ripieno e insaporire bene tutto. Aggiungo la mia alga kombu. Che ovviamente potete aggiungere anche nel caso in cui non vi siate fatti in casa, diciamo, le lenticchie, le abbiate comprate già pronte, eh? Se ne avete potete comunque mettere dell'alga kombu, ovviamente però dovrete cuocerla prima, dovrete farla bollire un po', una decina di minuti almeno. E a questo punto aggiungo un po' anche di patè d'olive. Ovviamente questo a piacere, in quantità a piacere, eh. E va ovviamente poi tenuta presente la presenza del patè d'olive nel momento in cui aggiungiamo la salsa tamari, ovvero controlliamo il sale, da non esagerare tra salsa tamari e patè d'olive, che non venga fuori poi qualcosa di troppo salato. Io nelle lenticchie che ho fatto ho aggiunto proprio un pizzico, ma un pizzico di sale a fine cottura. Le ho lasciate abbastanza, insomma, non troppo saporite, proprio perché sapevo di doverle utilizzare ovviamente in un composto già poi nel complesso piuttosto speziato e saporito. Benissimo. Vediamo se aggiungere anche quel pizzico ulteriore di patè o meno. Direi che ci può stare. L'importante è assaggiare in modo tale che non prevalga poi su tutto il sapore del patè. Le olive taggiascano un sapore abbastanza deciso, quindi ho preferito assaggiare prima di inserire il tutto. Allora, io aggiungo ancora un filo d'olio. Il mio amatissimo peperoncino, abbondo, lo sapete, potete non abbondare così tanto, eh? Devono essere speziati, ma devono piacervi, ovviamente. Che volete farci? Devo avere degli antenati calabresi o sudafricani, africani, non lo so. Sono proprio io e il peperoncino, siamo un'unica anima. Aggiungiamo a questo punto un po' di salsa tamari.
E credo aggiungerò anche ancora un po' di peperoncino. Allora, un filo alla volta, un filo e poi assaggiate, perché è un attimo andare oltre con la tamari. Perché è molto concentrata, quindi è molto strong, molto potente. Bisogna dosarla bene. A questo punto, niente, spegniamo. Lasciamo ovviamente un pochino raffreddare in modo da poterlo poi disporre bene sul foglio da involtino e riuscirlo a preparare senza procurarci ustioni di millesimo grado. Quindi ora lo lascio un attimo riposare e ci rivediamo poi per preparare i nostri involtini. Vi farò di nuovo vedere come si... Molto banalmente, garantisco, si immerge il foglio che è rigido in acqua calda così che si ammorbidisca, poi con delicatezza lo stenderemo, faremo la farcitura e lo ripiegheremo nel modo in cui va ripiegato l'involtino primavera. Ok, ci rivediamo tra 5 minuti, il tempo che si raffreddi un momento il nostro ripieno, spero di non mangiarmelo tutto nel frattempo, abbiate fede, resisterò. A dopo. Rieccoci insieme. Allora, questi sono i fogli che vi dicevo per gli spring rolls, per gli involtini primavera. Sono rigidi, ovviamente farcirli così come sono sarebbe impensabile. Allora, li immergiamo in una terrina piena d'acqua bella calda. Li teniamo proprio 10 15 secondi al massimo, comunque lo sentite, sentite già con le mani, sentite come si ammorbidiscono all'istante. Ecco qua. E questa è la consistenza che assumono subito dopo. Ora lo stendiamo delicatamente, cercando di evitare che si appiccichi e si ripieghi troppo su di sé. Ecco, appunto, e lo stendiamo su un canovaccio pulito in modo che non si possa appiccicare da nessuna parte. Serve delicatezza, eh? Non è una dote che mi contraddistingua particolarmente, ma ci impegniamo. Allora, ecco qui. Quindi prendiamo, io intanto sto già facendo scaldare l'olio, in modo da procedere poi subito direttamente col fritto. Ecco qui, allora, andiamo tranquillamente, usiamo tranquillamente le mani, ecco perché è importante lasciarlo raffreddare un momento prima di... Qui facciamo un bel salsicciotto con il nostro composto. Ovviamente dovete posizionarlo al centro del foglio, lasciando spazio sopra e sotto chiaramente, ma anche ai lati, perché dobbiamo poi poterlo chiudere. Quindi occhio anche a non riempirlo troppo. Ecco qui. Ora, come lo chiudiamo? Iniziamo dal foglio, prendiamo il lembo inferiore e lo alziamo, andiamo a richiudere in questo modo. Poi i profili, quindi li ripieghiamo invece in questo modo, per così, e ovviamente nell'altro verso. Così. A questo punto andiamo ad arrotolare verso l'alto. Ecco qui. Allora, chiudendoli in questo modo siete sicurissimi che non possano aprirsi una volta buttati nell'olio bollente e demolire tutto il lavoro fatto fino al momento. Allora, io li posiziono
con una teglia e poi ovviamente andrò a friggere. Allora, io direi che nel frattempo l'olio è assolutamente arrivato a temperatura, quindi partirei col friggere questi, così vediamo insieme. Io uso il wok per friggere per comodità, solo perché è un po' più stretta sul fondo e quindi mi trovo meglio a friggere. Wow. Potete usare anche una padella, un tegame normale. Scusate i miei urletti. Tamponiamo un po' il fritto, eh? Non ci facciamo mancare niente. Ora voglio mostrarveli così vedete che belli involtini abbiamo preparato insieme. Eccoli qua. Aspettate. Voilà, sono profumatissimi, sono belli croccanti, vedete? Belli bruciacchiatini, il fritto croccante che ci piace, un ripieno favoloso, questo è quello che mi ha ustionato, quindi non lo prendo con la mano, ve lo lascio vedere così. Quindi abbiamo sperimentato anche la versione più classica, insomma, con la salata degli Spring Rolls. Non era carino fare solo la versione alternativa dolce, ma mi sembrava giusto presentarvi anche la versione un po' più classica e che ci permette di sfruttare le fibre di verdura, ecco, principalmente. Quindi, Spring Rolls del riciclo speziato. Speziateli quanto ovviamente vi piace, non esagerate come faccio io se non amate il piccante. Vi ricordo che si tratta di una ricetta sempre vegan e gluten free. Quindi, buon appetito, non ho altro da dirvi se non io penso che spegnerò il fuoco e mi accomoderò a tavola per farmi fuori intanto questi tre. Poi gli altri riparliamo più tardi. Ciao ragazzi, grazie di tutto e buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Instead of fussing and fighting, why not just get together and live in one love and one unity, you know?